Con Ciro Dalò, sindaco del comune di Grottaglia, la presentazione del cartellone degli eventi estivi. Anche questo è un modo di promuovere la rigenerazione urbana, un percorso che Grottaglia ha cominciato da qualche anno. Sì, Grottaglia è sempre uno spettacolo, è il tema del cartellone estivo che racchiude dalla mostra della ceramica contemporanea sino a tutti gli eventi culturali enogastronomici che si svolgeranno sul nostro territorio. Si svolgeranno prevalentemente nei nostri paesaggi stupendi, il centro storico, cave di Fantiano, quartiere delle ceramiche, che sono appunto, ecco, la bellezza di Grottaglie, che insieme a questi eventi renderanno accogliente e piacevole la permanenza dei turisti e dei grottagliesi stessi, per cui continuiamo a lavorare per all'insegna di una valorizzazione del territorio e di promozione culturale e turistica. Ecco, è importante sottolineare che già da tempo Grottaglie è diventato un palcoscenico, diciamo, internazionale, con Cinzella e con tutti gli eventi che si sono svolti anche in ambito culturale, film festival e quant'altro. Quindi, insomma, come si dice, non è solo l'oste che parla bene del suo vino, ma Grottaglie è un attrattore ormai consolidato. Sì, ritornano, diciamo, quest'anno Cinzella e altri festival che sono nati a Grottaglie, che hanno avuto il loro esordio, ma soprattutto il loro trampolino di lancio a Grottaglie tra le cave di Fantiano. Ma ripeto, in Piazza Regina Margherita ci saranno tantissimi eventi, tra cui anche Cryptalius Festival condotto da Roy Paci, che è, diciamo, ideatore e realizzatore, ma tantissimi altri festival. Eventi realizzati insieme a, diciamo, le attività del centro storico. Quindi stiamo rimettendo insieme i pezzi, diciamo, dopo un periodo buio, quello del Covid, ma quest'anno è il primo anno in cui effettivamente c'è un'offerta culturale. Ritorna Orecchiette, la festa dell'uva da tavola, insomma, tanti, tanti e tanti eventi che praticamente ogni sera d'estate si potrà venire a Grottaglie e trovare, diciamo, un evento che, insomma, ci potrà tenere compagnia. Grottaglie è sempre uno spettacolo per i turisti e per i residenti. Assolutamente sì, e all'insegna anche di una sana convivenza tra i turisti e i residenti, continuiamo ad adottare tutte quelle misure che servono appunto a stare insieme e a non, ecco, creare disguidi, ma diciamo che Grottaglie ha una grande capacità di accoglienza, di ospitalità e soprattutto i turisti e i ragazzi sanno tenerci e guardare bene al patrimonio artistico e culturale del nostro comune.